Non è mai poco quello che è abbastanza, un titolo che di questi tempi di totale incertezza è quanto mai azzeccato, ed è proprio sotto queste parole che a Novi Ligure si stanno sviluppando i frammenti musicali organizzati nella corte di Palazzo delle Piane, nell'omonima piazza. 6 serate di musica presentate da Enzo De Cicco, che spaziano dal sacro fino ad arrivare al jazz, passando attraverso i canti, le danze popolari e le storie narrate per rispolverare le meraviglie della città attraverso i libri e i luoghi. Tumulto è stato il titolo del concerto di Jazz in Jazz che ha visto sul palco l'Antonio Marangolo, sax tenore, Aldo Mella al basso e contrabbasso e Massimo Serra alle percussioni. Antonio Marangolo, compositore, fratello del noto batterista Agostino, dopo un passato da cantante rock e pianista, ha deciso di fare del sax il suo principale strumento con il quale esprimere la musica. C'è chi sostiene che è inutile comporre perché ormai è già stato scritto tutto, aveva rilasciato in una sua intervista. Niente di più sbagliato e fuorviante, io almeno la penso così. Senza nuove idee compositive il jazz non ha futuro. La mia idea di jazz è di un jazz contemporaneo, non che rispetti la tradizione, però che sia di musica scritta in questi anni, in questo periodo, perché la musica deve risentire del periodo che si sta vivendo. Perché l'euforia che si provava nel dopoguerra non c'è adesso, c'è un'altra situazione. Quindi sono le nostre composizioni con un suono moderno, perché bisogna essere al passo coi tempi. Con Conte, per restare nella nostra, diciamo, nel nostro territorio, ma cosa c'è sotto le stelle del jazz? Sotto le stelle del jazz c'è un sogno, come tutti i sogni che si fanno sotto le stelle. C'è il sogno di un mondo in cui il linguaggio musicale possa unire le persone anziché dividerle e combattersi fra loro, perché il jazz è questo, ci si vede alle 5 e alle 5:05 possiamo fare un pezzo insieme.